Questo resta preparato da noi del frutto dei doni dei docenti di grande passione che hanno reso possibile la realizzazione e a cui vanno i nostri ringraziamenti. È dedicato a tutti voi con l'auspicio che la festa del Natale porti fraternità, pace e amore fra tutti i popoli. Vi auguriamo buona visione. Senza mai poter mangiare una sola tavoletta.
anche l'ansia ti metterebbero al padrone, lavorando 14 ore al giorno, per tappeti oppure scarpe, palloni o giocattoli, da regalare a Natale ai bambini del nord del mondo, e tu andresti stanco e giocheresti a calcio con palloni di cartopezza. Tu che sei il signore del mondo. Ma soprattutto, non nasce di nuovo in Palestina. Alcuni ti metterebbero un fucile, altri una pietra in mano, e ti insegnerebbero ad odiare i tuoi fratelli, e spesso padre, gli ebrei, i musulmani e i cristiani. Tu che ogni anno sei inviato dal padre per darci il suo amore e misericordioso. Caro bambino, a pensarci bene, devi proprio nascere in tutti questi posti, ma non nei cuori dei bambini e dei paesi piccoli e deboli. Là ti stai già, ma nei cuori dei grandi e dei paesi grandi e potenti. Yeah.
immaginare come. Questa serata l'ho voluta fortemente e diciamo che è quasi composta all'inizio alle carissime colleghe e colleghi che stanno qua questa sera. E l'ho voluta perché abbiamo vissuto un momento di difficoltà, però insomma, ci siamo, è importante questo momento di gioia, questa serata di gioia che stiamo vivendo, che è l'inizio del nuovo anno e che sicuramente vogliamo vivere pieno di gioia. Chi è passato per la nostra scuola in questi giorni ha sentito le note del professore De Luca, i canti della maestra Marilena, gli accompagnamenti di tutti gli altri, Florio, Mimì Florio, Carmen De Filippo, Fabiani, Saladino, Pina, Margherita, Rosanna, dove sono Mina, non me ne ricordo più. Chi ho dimenticato? La Capuano, Griego che non c'è, di tutti quanti, ma soprattutto di questi meravigliosi bambini. Quindi insomma io ringrazio tutti veramente col cuore i colleghi che mi hanno aiutato in questa cosa, ma in tutto il resto, veramente mi sono stati vicini e insomma un abbraccio forte. Ringrazio tutti i genitori, in primis il presidente del consiglio d'istituto che è sempre disponibile e attento. Partecipato, le associazioni presenti che sono state invitate, hanno avuto il piacere di venire ad assistere a questo concerto che insomma è un concerto fatto col cuore veramente. Quindi vi abbraccio tutti, vi auguro un buon Natale e un 2016 che vi porti tutto quello che voi desiderate. Buon Natale.